La vittoria di Federica Lepanto in questa edizione del Grande Fratello, la numero 14, è stata lo specchio di quanto spesso accaduto anche in passato, ovvero l'opposizione di gradimento tra il pubblico e gli abitanti della casa. La vincitrice di quest'anno, per varie ragioni, non si era esattamente conquistata il favore dei coinquilini, che nel corso delle settimane avevano teso ad isolarla, attuando comportamenti che, in alcuni casi, hanno quasi rasentato il bullismo. Su questo, in modo scaltro sincero che fosse, la Lepanto ha certamente fatto leva. Ha chiesto l'aiuto di uno psicologo nei momenti più difficili, ha spesso pianto in maniera manifesta, eclatante il suo dramma in diretta di poche settimane fa, e non ha risparmiato, in diretta, il giovedì sera, dure critiche nei confronti di molti ragazzi della casa. Questo le ha permesso di acquisire una popolarità di dimensioni incredibili, visto l'esito a dir poco bulgaro del televoto, ha vinto con una percentuale superiore all'80%. Alessia Marcuzzi fa gli auguri a Federica. A poche ore dalla fine della puntata è stata Alessia Marcuzzi stessa, ringraziando il pubblico per aver seguito questa edizione. L'ultima puntata è stata un trionfo di ascolti, a complimentarsi con la Lepanto, riconoscendole il merito di aver fatto sì che molte ragazze si riconoscessero in lei, una donna a volte sexy, a volte bambina. Le reazioni del pubblico in rete. Che il pubblico si fosse schierato dalla sua parte lo si è compreso anche dalle reazioni alla sua vittoria, decifrabili tramite Twitter, che ieri sera ha visto il Grande Fratello protagonista di interazioni. La maggior parte dei telespettatori che hanno commentato da casa hanno infatti approvato la vittoria, manifestando il sostegno. Cristiano Malgioglio. Forza Federica, sempre fan di Federica della prima, ora è Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione del GF che, sin dall'inizio di questa edizione, si è professato ciecamente un sostenitore della concorrente cilentana. Con un tweet pubblicato nel finale di puntata Malgioglio ha ribadito il suo sostegno, schierandosi a prescindere con Federica ed annunciando anche il riposo dei prossimi mesi. Chi se ne frega.